Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che ha attirato immediatamente la mia attenzione. Vi sto per parlare di una storia, ancora oggi, avvolta nel mistero. Ci sono ancora tanti, troppi interrogativi rispetto a questo caso. E la domanda che sorge spontanea è: come fa un veleno come il cianuro a finire in un quartiere popolare di Roma, più precisamente in una casa nel quartiere di San Lorenzo? Questa storia inizia quindi nella capitale, è il 2000. E quell'anno c'è il giubileo. A Roma si respira aria di festa. E in un appartamento a San Lorenzo, più precisamente in via Scalo di San Lorenzo, al civico 61, convivono tre ragazze. Sono Daniela Astuto, studentessa in psicologia di 27 anni di origini siciliane. Mirela Nistor, una ragazza di origini rumene che lavora in un ristorante. E infine c'è Francesca Moretti, è originaria di Pesaro, ha 29 anni e si è laureata in sociologia all'Università di Urbino. Si è poi trasferita nella capitale in cerca di lavoro. Francesca è una ragazza molto pacifica e tranquilla e amante dell'arte e del sociale, tanto che nella capitale ha trovato lavoro come mediatrice culturale in un campo rom chiamato Casilino 900, dove regna la famiglia rom degli Halilovic. Il capo della comunità è Bairo Halilovic. Francesca è molto occupata in questo campo rom, si occupa dei più bisognosi, quindi dei bambini e degli anziani. Ogni mattina alle 7 Francesca si dirige al campo nomadi di via di Salone, uno dei più grandi della città. Prende i bambini, li lava, li accompagna a scuola, si prende cura di loro, poi finite le lezioni li riporta tutti a casa e li aiuta con i compiti. Francesca dice spesso, scherzando, che il suo lavoro è sul campo, non di certo un lavoro dietro la scrivania. Lei vuole toccare con mano quello che ha studiato, non solo teorizzarlo. All'inizio del 1998 Francesca conosce Graziano Halilovic. Anche lui è un operatore scolastico e mediatore culturale. Lavorano a stretto contatto per mesi. Lui porta il pulmino della scuola, lei segue tutti i bambini. È giovane Graziano, ha 26 anni, però è già sposato ed è già padre di 5 figli. Ha modi eleganti e la sua famiglia, quella degli Halilovic, è molto rispettata tra la sua gente. Francesca porta tanto entusiasmo nel campo, tutti le vogliono un gran bene. Poi però succede qualcosa a settembre del 1998. Francesca e Graziano iniziano una relazione. L'amore travolge Francesca e tutti se ne rendono conto. La ragazza non è più la stessa. È molto più distratta e sembra anche più turbata. L'opera nomadi a questo punto cerca di separarli, quindi fa fare a Graziano delle cose e a Francesca delle altre, ma non serve a nulla. I ragazzi sul lavoro resistono divisi per appena pochi mesi. Francesca segue i bambini del campo fino al giugno del 1999. Una volta che è terminato l'anno scolastico, sia Graziano che Francesca se ne vanno di colpo, lasciando l'opera nomadi. Francesca e Graziano a questo punto hanno davanti a loro l'estate da vivere assieme e in questi mesi estivi iniziano a maturare altri progetti. Vogliono andare a vivere assieme. Francesca non sopporta più di dover condividere con un'altra donna questo amore e Graziano pare essere d'accordo. Una cosa però appare già decisa: devono lasciare Roma, in quanto Graziano non se la sente di vivere nella stessa città in cui sono presenti anche sua moglie e i suoi figli. I due innamorati quindi parlano, progettano, lo fanno sempre in camera di Francesca, in via dello Scalo di San Lorenzo. I due ragazzi vorrebbero trasferirsi al sud Italia, un posto caldo, vicino al mare, ma tra una fantasia e l'altra Graziano commette un grave errore. Forse viene visto da degli amici di sua moglie con Francesca, oppure qualcuno parla un po' troppo. Fatto sta che Fatima, la moglie di Graziano, scopre la loro relazione. Fatima, quando scopre questa situazione, ha una reazione parecchio forte, perché prende la sua bambina più piccola e cerca di scappare dal campo. Poi però si rende conto di non saper dove andare, quindi ritorna indietro. In qualche modo, e senza neanche troppa fatica, Fatima riesce a recuperare il numero di Francesca. Così la chiama e le dice semplicemente di lasciar stare Graziano, perché con lei ormai ha 5 figli e non può assolutamente portarglielo via. Quando Francesca si dimostra poco accomodante, ecco che partono diversi insulti da parte di Fatima. Francesca prova a difendersi come può, ma è evidente, è preoccupata. Ha paura che Fatima si presenti sotto casa sua, magari con i figli, col fine di farle una scenata. Graziano è furibondo, si chiede come abbia osato Fatima contattare Francesca. Quest'ultima però cerca di tranquillizzarlo. Alle amiche Francesca ripete spesso che comprende il dolore di Fatima
e dice: chi meglio di me può capirla? Del resto le sto portando via il marito. Graziano non è solo furibondo, ma è anche preoccupato. Infatti uno dei suoi fratelli deve essere assistito in ospedale, mentre il cuore di suo padre, Bairo, non funziona più come dovrebbe, purtroppo. Ma ora parliamo un attimo di Bairo, il padre di Graziano. Lui è un uomo molto rispettato, e non solo nel campo di Ciampino. La sua famiglia è una delle più grandi dell'etnia Rom. Bairo a questo punto parla con Graziano, gli chiede spiegazioni perché sua moglie Fatima ha provato a scappare dal campo. Graziano ad occhi bassi spiega tutto a suo padre e Bairo ascolta ciò che dice il figlio. Conosce Francesca e le piace anche, quindi non si arrabbia, bensì gli offre il suo aiuto. L'uomo infatti dice a Graziano che qualora volesse andare via con Francesca, lui potrebbe occuparsi dei suoi figli facendogli sia da nonno che da padre. Francesca però ormai ha perso quel sorriso radioso da innamorata. Ha perso la tranquillità e la spensieratezza dei primi mesi, in quanto affrontare questa situazione sembra incupirla e preoccuparla. Francesca è felice solo quando sta con Graziano, solo quando è con Graziano. Siamo ormai giunti agli ultimi mesi del 1999 e le amiche della ragazza le fanno notare che è cambiata drasticamente. Le dicono: Franci, non sei più tu, non sei più la Franci che conosciamo. Sei sempre taciturna, non esci mai con noi, sei sempre lì da sola a disegnare, scrivere o guardare la televisione. Ma che ti succede? Come vi ho già detto, Francesca ormai vive solo per Graziano e quando c'è Graziano. Intanto però Francesca a inizio dicembre decide di andare via. Prepara in fretta e furia le valigie, le mette in un angolo della stanza e attende le vacanze natalizie per tornare a Pesaro da sua madre e suo padre. I suoi piani con Graziano sono cambiati ed ora sembrano anche essere più credibili. Francesca starà a Pesaro per un po' dalla mamma, troverà un lavoro e aspetterà che Graziano si trasferisca a Torino da sua sorella in un altro campo nomadi, rendendosi utile con il cognato nella lavorazione e nel riciclaggio di ferro e altri metalli. Poi ovviamente Francesca lo avrebbe raggiunto a Torino. La ragazza dice a Graziano che sarebbe anche disposta ad andare a vivere con lui nel campo, ma Graziano le dice di no, sarebbe impossibile per lei abituarsi a vivere senza luce e senza acqua. Intanto però quell'attesa sta sfiancando Francesca, che si sfoga sul suo diario agenda e scrive: ho una stanza, quattro mura bianche, era piena di colore. Ho rinchiuso ogni cosa in piccoli scatoloni in attesa di partire. Ho gettato via quello che era superfluo, la zavorra inutile del quotidiano. Ma cos'è davvero superfluo? Poi Francesca scrive ancora sul suo diario a metà dicembre: aspetto, aspetto che la fine di questo millennio si avvicini. Ma ha poca importanza, domani io dovrò ancora aspettare. Francesca a breve deve ritornare a Pesaro dai suoi genitori per le vacanze natalizie. Ma non solo. Francesca deve raccontare ai suoi genitori anche del suo nuovo progetto di vita, che appare prossimo ma sembra avere l'ultimo gradino sempre più alto. Prima di partire Francesca continua ad annotare i suoi pensieri sul suo diario e scrive: sono arrabbiata e l'orgoglio è una di quelle emozioni che ti lega a questa vita. Del resto è l'unica dimensione che conosco. Sono stanca di farmi vivisezionare, giudicare, insultare, analizzare, scrutare, osservare. Ho scelto solo di amare un uomo. Per Francesca finalmente arriva il momento di partire e appena arriva nella sua Pesaro corre dal suo papà, che non vive con sua mamma in quanto sono divorziati. La ragazza quindi si dirige da Rinaldo, un uomo mite e delicato nei modi. Sulle prime ascolta Francesca sorridendo e annuendo. Più Francesca però va avanti col racconto, più il sorriso sulla faccia di Rinaldo si spegne. Francesca dice in una botta sola: papà, ti ricordi? Ti avevo parlato di quel ragazzo di Roma, Graziano, quello Rom, non Zingaro, papà, Rom. Ricordi, ti avevo detto che mi piaceva? Beh, mi sono innamorata, papà. Devi sapere alcune cose, però. È sposato, ha 5 figli, vive nel campo nomadi di Ciampino, vicino Roma. È bellissimo. Non riesco proprio a stare senza di lui. Abbiamo deciso di trasferirci a Torino, o meglio, lui prima andrà a Torino dalla sorella a lavorare. Io torno qua a Pesaro dalla mamma, starò qualche mese, mi cercherò lavoro fino a che Graziano non si sarà sistemato. Poi andrò a Torino da lui. Ci saranno forse dei problemi con i bambini, sono piccoli, ma sono pronta a farmi carico anche di loro. Io lo amo, papà. Rinaldo è in difficoltà, ci mette qualche minuto ad assorbire il colpo. Il punto è che probabilmente Rinaldo ha paura. Vede davanti a sé la sua adorata figlia, piena di qualità, che corre verso una vita che lui appare impossibile e impensabile. Rinaldo è irruento, dice a Francesca che una situazione del genere non la vede assolutamente fattibile. Ma poi chi è questo Graziano? Che vita mai le potrebbe offrire? Forse Rinaldo scappa qualche parola di troppo che Francesca non si aspetta, perché ad un certo punto si alza e corre via. Lo lascia lì a parlare, a spiegare che quella vita non fa per lei. Quando Rinaldo vede la reazione della figlia, chiama immediatamente la sua ex moglie e le dice:
Sta arrivando Francesca, abbiamo avuto una discussione. Mi raccomando, pensaci tu. Non la far partire per Roma così, non farla partire in quel modo. Parlaci tu, deve dirti una cosa importante, mi raccomando. Quando Francesca arriva a casa di sua madre, che di nome fa Maria Assunta, è furente. Ma sua madre la placca, prova a cercare di capire cosa sia successo. Le fa un sacco di domande. Francesca quindi, con tono di sfida per filo e per segno, ripete la stessa storia che ha appena raccontato al padre. A sua madre però deve anche spiegare chi diavolo sia questo Graziano, perché lei proprio non ne sa nulla. Maria Assunta ascolta Francesca in silenzio. L'ascolta mentre parla di Graziano, dei Rom, del suo ritorno a Pesaro, in attesa di cambiare vita. Forse in un campo nomadi a Torino. Ma per cosa poi? Per andare a vivere con un uomo dalla cultura così lontana dalla sua, così lontano dai suoi valori, con 5 figli e una moglie. Francesca guarda sua madre e le dice: Mamma, io lo amo, voglio stare con lui. Maria Assunta si sente disarmata, quella notizia non se l'aspettava proprio. Quindi ribatte spiegando a Francesca tutte le difficoltà che dovrà affrontare, difficoltà che Francesca conosce già. Maria Assunta però è preoccupata, quindi chiede alla figlia: Ma non pensi ad una vendetta? Non pensi che qualcuno possa farti del male? Magari perché osi incrinare un certo sistema, osi entrare in un mondo che non è proprio tuo? Francesca risponde: Non preoccuparti, mamma, perché finché Baero, il padre di Graziano, sarà in vita, a me non succederà nulla. Maria Assunta alla fine non sa più dove andare a parare. Fa un sospiro e le dice: Franci, fai quello che ti detta il cuore, se sei veramente innamorata. Fai quello che ti senti di fare. Francesca sorride, è felice ed è uno di quei sorrisi che riescono a sciogliere ogni tensione. Maria Assunta però cerca di riportarla in un campo razionale e le dice: Senti, ricordati bene una cosa. Io non sono convinta, non sono serena, anzi, sono preoccupata. Però ricordati, qualunque cosa accada, qualunque bisogno tu abbia, qui la porta è sempre aperta ed io sono sempre qui. Francesca abbraccia sua madre, ma questo abbraccio dura solo qualche secondo perché poi a Francesca squilla il cellulare. È Graziano e i due, ahimè, si mettono a litigare al telefono. Graziano lascia Francesca al telefono. Sostiene che si sente troppo in colpa nei confronti di sua moglie e nei confronti dei suoi figli. Francesca quindi, appena finisce di discutere con Graziano al telefono, dice a sua madre: Mamma, Graziano mi ha appena lasciata, domani devo tornare a Roma, chiarisco tutto con Graziano, ma ci rivedremo presto. Non preoccuparsi per Maria Assunta è impossibile, però di certo non può impedire a sua figlia di ritornare a Roma. Alla fine Francesca, un paio di giorni dopo, risolve facilmente la discussione avuta con Graziano. Francesca quindi torna a Roma. I giorni passano e sembra che qualcosa si sia incrinato seriamente. La ragazza ha affrontato i suoi genitori, è pronta a tornare a Pesaro e a lasciare Roma. Ma Graziano ora deve dar seguito a quello che ha promesso. Deve organizzarsi e andare a Torino, lasciare i figli con la moglie e il padre e prendere contatti con il cognato che sta a Torino, proprio per parlare della possibilità di lavorare il ferro. Francesca è sempre più preoccupata e Mirella se ne rende conto e prova a farle qualche domanda, però Francesca cerca di non dar troppo peso alla situazione e dice a Mirella: Mirella, sorridi, guarda, fuori c'è il sole. Però Francesca non ha più lo slancio che aveva qualche mese prima. È chiaro che qualcosa non stia andando secondo i suoi piani. Mirella quindi attende che Daniela torni a casa, l'altra coinquilina, e ne parla anche con lei. La ragazza ha passato le vacanze natalizie in Sicilia dai suoi parenti con il suo fidanzato. Ma ora è tornata a Roma perché deve ricominciare a studiare e a fare la babysitter. Mirella quindi spiega le sue perplessità a Daniela, dice che Graziano non sembra poi così convinto di partire. Non è ancora chiaro se andranno al sud o a Torino. Pare insomma che Francesca stia rimandando la partenza non solo per motivi pratici, forse per caso c'è qualcosa di strano sotto. Daniela però non è molto presa dai problemi di Francesca, anzi Daniela è in crisi, in una crisi nera. Spesso si trova da sola a piangere senza un motivo, ha paura di non farcela con la laurea, eppure di esami ne mancano pochi. La fine degli studi è vicina, basterebbe concluderli per poi iniziare il percorso che ha sempre sognato per se stessa. Daniela però non riesce più ed ha una paura folle di perdere la borsa di studio che le sta consentendo tra mille sacrifici di mantenere l'università e una casa lì a Roma. Francesca è arrivata a un punto in cui ha perso sicurezza nei confronti di Graziano. Però arriva domenica 13 febbraio e pare che qualcosa sia cambiato. Francesca chiama sua madre ed è euforica e le dice al telefono: Mamma, non festeggiare il tuo compleanno, lo festeggiamo insieme. Torno per il mio compleanno, il 26 facciamo la festa insieme. Torno definitivamente a Pesaro. Il giorno dopo, il 14 febbraio, ossia San Valentino, Graziano passa a casa di Francesca con un regalo, ossia una cornice d'argento vuota. Quando Graziano se ne va, Francesca prende il foglio bianco che sta all'interno della cornice e scrive un pensiero, il più enigmatico che avrebbe potuto scrivere.
Guardami, io sono la gioia. Guardami, io sono la speranza. E quando avrò compiuto il mio destino, ricordami. Gli ultimi giorni a Roma Francesca li passa come se fosse in un limbo. Mangia poco, è sempre davanti alla televisione e soprattutto continua a scrivere sul suo diario senza sosta. Il 17 febbraio è una giornata fredda. In realtà questo febbraio è sempre stato sotto la pioggia, che quel giorno è anche più intensa perché picchietta contro i vetri. Francesca esce a fumare sul balconcino di casa, in quanto non è permesso fumare in casa. Così si siede su una sedia lì fuori sul balcone e inizia a fumare tante sigarette e a pensare, guarda il cielo, si perde nei suoi pensieri, riflette. Era una cosa che Francesca faceva spesso. Il punto è che alla fine Francesca rimane fuori per 2 ore ed è al freddo. Infatti, quando rientra in casa, sente un dolore alla schiena e immediatamente pensa: beh, avrò preso freddo. Daniela rincasa la sera per cena e Francesca le dice che lei in realtà ha già mangiato, almeno così lei dice. Mormora: scusa Dani, non mi sento bene, mi fa male la schiena ed ho brividi di freddo dappertutto. Mirela, quel giorno, torna a casa dopo la mezzanotte e sono un paio di giorni che non trova più le chiavi. Le ha perse. Alla fine, però, trova sempre la porta aperta, visti i suoi orari. Come vi ho già detto all'inizio di questo video, Mirela fa la cameriera, quindi ha degli orari molto diversi rispetto a Daniela e Francesca. Mirela quindi entra in casa, va verso camera sua e trova Francesca ancora con la luce accesa e intenta a scrivere sul suo diario. Si danno la buonanotte a vicenda e l'ultima frase che Francesca scrive su quel diario è: sto male e non è una semplice influenza. Durante la notte tra il 17 e il 18 febbraio del 2000, verso le 3 di notte, Mirela, che è appena riuscita a prendere sonno, si risveglia perché sente Francesca che la chiama. Mirela quindi si sveglia, corre nella camera di Francesca e la trova a letto, bloccata, non riesce ad alzarsi. Infatti Francesca dice a Mirela: ho la gamba bloccata, ho un dolore fortissimo alla schiena. Mirela a questo punto sveglia Daniela, le spiega la situazione e così le due decidono di portare Francesca al pronto soccorso. La diagnosi è lì, scritta nero su bianco a chiare lettere: lombosciatalgia. Le prescrivono qualche antidolorifico per via orale e poi la rimandano a casa. A Francesca pare di star meglio. La notte l'ha passata insonne al pronto soccorso, quindi Francesca si mette a letto, con la speranza di svegliarsi senza quel mal di schiena martellante che ormai non riesce più a sopportare. E in effetti, Francesca dorme qualche ora e quando si sveglia sembra stia meglio. Lei si sente meglio, ma nel giro di 4 giorni la situazione precipita vertiginosamente. Francesca non riesce a riposare, di conseguenza neanche le sue coinquiline riescono a dormire. È così che Francesca chiama il dottor Giuliani, il suo medico di base, che in effetti la sta già seguendo con attenzione e preoccupazione. Il dottore le ha prescritto domenica 20 febbraio del Feldene e del Muscoril in fiala, due farmaci che dovrebbero essere efficaci per una sciatalgia come quella di Francesca. Arriva il 22 febbraio del 2000, è un martedì, il dottore è in studio, ma decide comunque di passare a casa di Francesca per capire come va la situazione. Il dottor Giuliani, appena vede la situazione, decide di passare ad un'azione più drastica, quindi corre in farmacia e si fa dare del Toradol, lo inietta lui stesso a Francesca. Poi butta la siringa in un cestino dei rifiuti posto in camera di Francesca. Ordina poi a Francesca un immediato ricovero in ospedale perché è necessaria una TAC. Francesca però in ospedale non ci vuole assolutamente tornare. Al contempo il dottore si raccomanda con Francesca, le dice di mangiare qualcosa, non può assumere tutti quei farmaci e rimanere a stomaco vuoto. È pericoloso, specialmente a causa del principio attivo del Toradol. Arriva quindi l'ora di pranzo, è circa 1 e Daniela chiama Francesca dalla cucina dicendole che la minestrina con il formaggino che le ha preparato è pronta. Francesca mangia e passa anche la prima parte del pomeriggio e sembra tutto normale, poi però arrivano le 16. A quell'ora in casa è rimasta solo Mirella Nistor, che è appena rientrata dal lavoro, mentre Daniela Astuto è uscita per andare a fare la spesa. Mirella, dopo circa mezz'ora, quindi verso le 16:30, si reca in camera di Francesca e nota un colorito strano in faccia, quasi violaceo. Insomma, pare che Francesca stia molto male, non solo per la schiena. Mirella quindi prova a parlare con Francesca, le chiede come sta. Francesca però, ogni minuto che passa, pare peggiorare sempre di più. Poco dopo Francesca inizia a lamentarsi, tanto che Mirella, presa dal panico, chiama il suo fidanzato Raffaele Melis, che è un ispettore di polizia. Gli dice: Raffaele, corri, vieni qui a casa, aiutami, Francesca sta male.
Mi rielai totalmente nel panico, non ha mai visto una cosa del genere. Raffaele Melis è un ispettore della polizia e conosce molto bene le ragazze che vivono con Mirela. L'uomo è nei dintorni, ma fortunatamente non è in servizio, ecco perché si precipita immediatamente nella casa in via dello Scalo San Lorenzo, mentre Mirela continua a chiamarlo. L'ispettore Melis sale le scale di corsa, trova la porta d'entrata aperta e corre dritto in camera di Francesca. È pallida, ha delle occhiaie molto marcate color violaceo. E si lamenta. Raffaele, appena la vede, si avvicina, la scuote, anche lui nel panico, e le chiede: Francesca, ma che cazzo c'hai? Francesca risponde con un sussurro: Raffaele, sto male. Raffaele Melis è preoccupatissimo, quindi si precipita al telefono per chiamare i suoi colleghi del 113. Mirela prova a vestire Francesca, ma si rende conto che è incredibilmente gonfia, tanto che non riesce a infilarle neanche i jeans, quindi alla fine opta per infilarle una tuta morbida. Il ventre di Francesca si è gonfiato parecchio, in una maniera davvero impressionante. Mirela e Raffaele cercano di soccorrere Francesca nel migliore dei modi, in attesa dell'ambulanza. Quando rientra Daniela dalla spesa, trova la porta d'entrata aperta e quindi anche lei molla le buste della spesa all'entrata e si precipita in camera di Francesca perché capisce che c'è qualcosa che non va. La prima cosa che dice Francesca Daniela quando la vede è: Dani, guardami, ho le gambe piene di ematomi, aiutami, ti prego. Daniela è senza parole, si avvicina a Francesca e le chiede: Ma che cosa è successo? Cosa è stato? Francesca però non risponde più a Daniela. Di colpo inizia a dimenarsi nel letto. Urla in maniera agghiacciante, si dimena girandosi di scatto. Muove la testa senza freni, scuotendo a destra e a sinistra. E poi ci sono quelle urla disumane che quasi stordiscono Daniela. Riesce solo a dire, impanicata: Franci, ma che hai? Ma perché urli? Franci, dimmi qualcosa! Le domande cadono nel vuoto. Francesca ora non risponde più per davvero. Giungono sul posto gli operatori del 118 e il medico non ci mette molto a capire le condizioni di Francesca. Sono gravissime. Infatti non perdono tempo, adagiano Francesca sul lenzuolo e la portano giù per le scale, mentre Raffaele, Mirela e Daniela corrono dietro di lei. Quando stanno per caricarla sull'ambulanza, Francesca ha un momento di lucidità e stringe la mano a Daniela. L'infermiera lo nota e quindi chiede a Francesca: Sei più tranquilla se ti accompagna una tua amica? Francesca annuisce. Quindi l'infermiera fa salire Daniela sull'ambulanza che parte a sirene spiegate. Raffaele fa appena in tempo a chiedere: Dove la portate? L'autista, sovrastando la sirena già accesa, urla: Al San Giovanni! L'ambulanza con codice vettura 015 arriva alle 17:42 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Ad accogliere Francesca, già catalogata come codice rosso, è il dottor Felli che la descrive nel foglio di accettazione come una paziente in condizioni generali gravissime, cosciente seppur impossibilitata a rispondere alle domande. Il dottor Felli a questo punto fa delle domande a Daniela e le chiede: La sua amica ha assunto dei farmaci? Sa se per caso è allergica a qualcosa in particolare? Ma soprattutto, sa come mai il suo ventre sia così gonfio? Daniela riesce a dire al dottore che Francesca Moretti, sua amica, sta facendo una cura per la sciatalgia con assunzione di Toradol, Voltaren, Feldene e Muscoril. Aggiunge che una volta ha sentito Francesca dire al medico di base che era allergica alla penicillina. I medici a questo punto di colpo spariscono e lasciano Daniela là fuori imbambolata davanti alla porta chiusa delle emergenze. Ad ogni infermiera che esce da quella porta, Daniela chiede: Francesca come sta? Non ottiene mai risposta. Così Daniela chiama Raffaele, sa che Mirela è a lavoro. L'ispettore arriva quasi subito dopo la chiamata di Daniela, le sta vicino, la consola, chiede ai medici, ma neanche lui riceve risposte. Fino a quando un'infermiera, uscendo, dice ai ragazzi: Speriamo bene. Esce di nuovo anche il medico e richiede a Daniela quali farmaci e quali sostanze potrebbe aver assunto Francesca. Il dottore quindi chiede ai ragazzi di tornare a casa e di raccogliere in una busta tutti i farmaci che trovano in camera di Francesca. È necessario capire quali farmaci Francesca abbia assunto, perché la situazione sta precipitando e vogliono solo capire se per caso a Daniela è sfuggito qualcosa. D'altronde di farmaci lei ne ha elencati solo 3, 4. Così Daniela e Raffaele si precipitano a casa, lasciano la macchina in doppia fila, salgono in casa, prendono una busta e mettono dentro tutti i medicinali che trovano in casa. Poi tornano di corsa a San Giovanni. Bussano alla porta, consegnano ai medici la busta. Il dottor Felli guarda in quella busta e scuote la testa. Daniela di nuovo chiede: Come sta Francesca? Di nuovo non le viene data nessuna risposta. Alle 19:35 Francesca Moretti muore per arresto cardiaco. Il fonogramma che scrivono poco dopo recita:
Come riferito dall'accompagnatrice Stuto Daniela, la Moretti presumibilmente avrebbe ingerito delle sostanze o farmaci a scopo omicida. Firmato agente Altobelli. Daniele con Raffaele da distrutta. Devono dare la notizia a Mirela e anche lei che a lavoro ha un mancamento, sta male. Il titolare la soccorre e insieme ad altri colleghi la portano nel magazzino per farla riprendere. Circa mezz'ora dopo qualche collega riaccompagna Mirela a casa. È distrutta. Nel frattempo le autorità hanno già appreso la notizia. Francesca Moretti, a quanto pare, avrebbe ingerito delle sostanze o dei farmaci a scopo suicida. Qualcuno dal commissariato chiama a casa di Maria Assunta, la madre di Francesca, per darle, ahimè, la terribile notizia. L'agente De Felice si presenta quella sera stessa, prima di mezzanotte, in via dello Scalo di San Lorenzo, al civico 61. Con lui ci sono l'ispettore della scientifica e due agenti. Devono procedere ai rilievi necessari alla verifica, come sempre in casi di morte per cause non chiare. Nell'appartamento sono appena tornate Mirela, Daniela e Raffaele, e il tutto avviene in un silenzio agghiacciante. Quel silenzio è rotto solo da qualche parola di circostanza tra i colleghi e dallo schiocco dei flash delle macchine fotografiche. Gli agenti controllano che la porta non presenti segni di scasso, annotano tutto ciò che trovano e in tutto scattano 11 foto, concentrandole quasi tutte nella camera di Francesca. Annotano quello che vedono, scrivono tutto, ma non sequestrano nulla. Non prelevano né repertano. La siringa vuota è gettata nel cestino con una fiala di Toradol sotto il letto, la confezione della stessa, la bottiglia d'acqua sul comò di Francesca e l'agenda. Quell'agenda dove Francesca ha scritto in modo continuo per mesi. Nel verbale non prendono neanche nota dei due bicchieri mezzi pieni di aranciata e delle bottiglie sul tavolo della cucina. Non viene prelevato nulla. La cosa però strana è che nel fonogramma, redatto dall'agente Altobelli, si parla specificatamente di possibile avvelenamento come causa della morte. Ma gli agenti se ne vanno così, lasciando le ragazze in casa, immerse in un silenzio totale, con qualsiasi traccia repertabile perduta per sempre. Il 23 febbraio Maria Assunta e Rinaldo, i genitori di Francesca, raggiungono Roma. Sono presso l'Istituto di Medicina Legale, che dista poche centinaia di metri dalla casa dove Francesca aveva vissuto fino al giorno prima. Poi giunge anche Graziano e viene lasciato solo, vede la cornice, la prende e se la porta via, quella che lui le aveva regalato per San Valentino. L'autopsia viene eseguita per ordine della PM Lina Cusano, dalla dottoressa Veronica Laura Ferrari De Stefano, che presta nei rilievi organici e nei contenuti gastrici la massima attenzione proprio per il rilevamento di quello che è un possibile decesso per avvelenamento da sostanza imprecisata, così come ha scritto sul referto medico. A seguire le indagini è l'ispettore Mira Capillo. I genitori di Francesca chiaramente raccontano tutto della figlia, o almeno raccontano tutto ciò che sanno di questa giovane donna che oramai abita lontana da loro. Raccontano della relazione con Graziano, un rom. Anche perché la mamma di Francesca, Maria Assunta, esclama: "È stata ammazzata! L'avevo avvertita, quello non era il suo ambiente!" L'ispettore sente che potrebbe essere una pista interessante. Quindi fa posizionare nella camera ardente di Francesca un registratore proprio sotto la bara. Aspettano così che Graziano arrivi per dare l'estremo saluto alla donna che l'ha amato così intensamente per 2 anni. Quando Graziano arriva, tutti si allontanano e lo lasciano solo. Lui piange, si avvicina a Francesca e sussurra una nenia nella sua lingua che alle autorità sa molto di preghiera o di addio. Nulla che possa interessare l'ispettore Mira Capillo e nulla da riportare al PM Lina Cusano. Al funerale Maria Assunta lo ripete anche all'orecchio delle amiche di Francesca: "Me l'hanno ammazzata!" La mamma di Francesca pensa ai rom, pensa alle telefonate di Fatima, la moglie di Graziano, che turbavano la figlia. La ragazza temeva un gesto eclatante da parte della donna. Sì, ma quanto eclatante! E poi c'è anche un'altra frase che Francesca ha detto a sua madre prima di ritornare a Roma, ossia: "Non preoccuparti, mamma, fino a quando c'è Bairo, il padre di Graziano, in vita, non potrà accadermi niente." Ebbene, Bairo è morto il giorno prima di Francesca. C'è un'altra prova, a mio parere, molto importante che però viene distrutta, e sto parlando dell'agenda di Francesca. Maria Assunta se ne impossessa immediatamente, poi lo sfiora. Lo legge. Le sue notti insonni sono scandite dalla lettura di quel diario, in cui ci sono scritte riflessioni sull'amore e sui sogni di Francesca. Maria Assunta cerca in quel diario qualche segno per comprendere come sia morta Francesca, ma non trova niente. La donna quindi mette quel diario in una cassettiera, in mezzo a dei maglioni, e decide che quell'agenda, quel diario, è roba sua.
Nessuno deve permettersi di leggere i pensieri più intimi e profondi di sua figlia. Poco dopo, infatti, Maria Assunta quel diario lo brucia, facendolo sparire per sempre. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia, che si preannunciano lunghi. La polizia però pare che non stia affatto con le mani in mano ad attenderla per procedere. Il commissariato di San Lorenzo raccoglie e verbalizza per ordine della procura le dichiarazioni di chi ha visto e vissuto le ultime ore con Francesca. Sentono e verbalizzano la dichiarazione di Raffaele Melis e di Mirela Nistor. Il 29 febbraio, a una settimana esatta dalla morte di Francesca, a Piazzale Clodio, presso il Tribunale di Roma, alle 21.40, il PM Lina Cusaro e l'ispettore Mira Capillo fanno la conoscenza di Daniela Astuto. Le domande ruotano attorno ai farmaci di Francesca, alla modalità di acquisto e di assunzione. Poi le domande si spostano su Graziano e sulla frequentazione della casa. Il PM chiede a Daniela se conosce la moglie di Graziano e se Graziano per caso quel tragico giorno era venuto in casa. Daniela però non è che conosca Fatima. Graziano invece l'ha visto per l'ultima volta in casa domenica 20 febbraio. Le chiedono delle ore che precedono la morte di Francesca. Dov'era? Cosa stava facendo? A che ora era uscita? A che ora era rientrata? Daniela ricorda con molta precisione orari e circostanze, in quanto tutto è accaduto tra le 16 e le 16.10. Poi il PM prende il fonogramma scritto e partito il giorno della morte di Francesca dal posto di polizia dell'ospedale San Giovanni e ovviamente glielo legge. Daniela, quando sente le parole del PM, non ci crede, tanto che vuole vedere quello che c'è scritto su quel fenogramma. Quindi il PM glielo mostra. Daniela lo legge con molta, molta attenzione ed effettivamente c'è scritto esattamente così. Come riferito dalla accompagnatrice Astuto Daniela, la Moretti presumibilmente avrebbe ingerito delle sostanze o farmaci a scopo suicida. Firmato Algente Altobelli. Nell'informativa che le mostrano poi, Altobelli afferma e fa mettere a verbale che Daniela gli avrebbe rivelato che Francesca avrebbe tentato il suicidio già altre volte in passato. Daniela è interdetta, quindi le fanno delle domande, ma lei appare precisa e decisa nel contraddire ogni cosa. Chi trascrive le sue risposte al PC digita: prendo atto di quanto contenuto nell'informativa del pronto soccorso San Giovanni del 29-2-2000. In ordine a quanto riferito all'agente Altobelli, ed escludo assolutamente di aver mai riferito le circostanze che mi si attribuiscono circa la mia idea che Francesca si fosse suicidata, ed anche il racconto di precedenti tentativi di suicidi della stessa. Non solo non ho detto queste cose, ma le stesse non sono vere, in quanto Francesca non ha mai tentato di uccidersi. Ovviamente parlo per quello che so, non la conosco da sempre, ma abbiamo un'amica in comune a cui siamo molto legate entrambe. Si chiama Antonella. Non mi ha mai raccontato niente del genere. L'unico momento in cui la sera di martedì si è parlato di suicidio è stato dopo la morte di Francesca, quando mi hanno portato in una stanza dove c'erano molti medici ed uno di loro, anziano, con capelli e barba bianca, mi ha chiesto se secondo me Francesca potesse essersi suicidata ed io ho risposto che non lo credevo fattibile. Mi ha chiesto se Francesca era depressa ed io ho risposto che certamente non era un periodo facile già da un po'. Di lì a poco Daniela e Mirela lasciano quell'appartamento. Mirela si trasferisce nel quartiere Talenti, mentre Daniela dividerà il suo nuovo appartamento con Simona, una sua coetanea abruzzese, anche lei laureanda in psicologia, in via Caulonia. Nel frattempo la dottoressa Ferrari De Stefano, medico legale incaricata dal PM, mostra chiaramente di non avere alcuna fretta. Attende le risultanze delle analisi nei contenuti biologici prelevati dal corpo di Francesca. L'elaborato di consulenza, la dottoressa lo conclude e lo manda in stampa un mercoledì di metà luglio. Il timbro impresso dal cancelliere del Tribunale di Roma, che riceve il plico di soli 13 pagine, reca la data di qualche giorno dopo, lunedì 24 luglio del 2000, alle ore 12.43. Sono passati 150 giorni dalla morte di Francesca. Il PM corre immediatamente all'ultima pagina. La storia di quella ragazza, morta senza un motivo evidente, l'ha colpita parecchio. Ma quello che legge Lina Cusano è al di sopra di ogni sua immaginazione. La caratteristica della lesività rilevata in sede di autopsia e i risultati degli accertamenti chimico-tossicologici effettuati sul materiale biologico prelevato inducono ad identificare i mezzi produttori del decesso in una intossicazione acuta di cianuro. No,
Il PM, proprio il cianuro, non se lo aspettava. Quindi leggi con più attenzione. La rapidità dipende dalla dose. Se questa è al di sotto della dose minima letale, possono trascorrere da 20 minuti sino a 3 ore ed oltre prima della morte. L'assorbimento gastrico è ritardato dal pasto, specie se ricco di carboidrati. L'ipotesi più plausibile appare quella della somministrazione a scopo omicidiario, con somministrazione avvenuta verosimilmente col pasto o nella sua immediata vicinanza e azione tossica prolungata nel tempo a causa del rallentato assorbimento della sostanza grazie al pasto ricco di carboidrati che la Moretti aveva effettuato. Si esclude l'assunzione cronica della sostanza vista la sua assenza nei capelli e nelle urine. Questo vuol dire che Francesca Moretti ha ingerito del cianuro in un colpo solo quel giorno, in quell'arco di tempo che, ahimè, va dai 20 minuti ai 200 minuti. Il PM quindi riprende il fascicolo del procedimento verbale del 29 febbraio, quando insieme all'ispettore Mira Capillo aveva interrogato Daniela Astuto. E da pagina 2 proprio Daniela aveva dichiarato che verso l'ora di pranzo ho dato da mangiare a Francesca della pastina con formaggino, mezza mela e tanta acqua. Da quando stava male Francesca aveva molta sete. Quello che è certo è che questa perizia, così com'è, fa partire l'indagine per l'omicidio di Francesca Moretti, la ragazza morta di cianuro. Sandra Moretti è un agente del commissariato di San Lorenzo ed è un elemento prezioso per l'ispettore Mira Capillo, che la coinvolge subito nelle indagini su quello che ormai è l'omicidio di Moretti Francesca. Sarà lei ad occuparsi in special modo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, della ricerca e della valutazione dei tabulati e degli SMS. Il PM l'autorizza in tutta fretta e negli ultimi giorni di luglio sono già in cuffia i tecnici e gli agenti dedicati alle registrazioni per capire e riferire all'agente Sandra Moretti ogni conversazione sospetta che passa attraverso i telefoni di chi conosceva Francesca. Il 1 agosto vengono convocati in questura a sorpresa tutti quanti. Il portone del commissariato di Piazzale Verano 11 viene varcato da Antonella, Mirela, Graziano, oltre a tutti gli altri che a vario titolo erano presenti e sono stati coinvolti il giorno in cui la povera Francesca è morta. L'ispettore li chiama uno alla volta e poi davanti a loro pronuncia quella parola: cianuro. Gli inquirenti ovviamente contano sull'effetto sorpresa. Notificano a tutti i presenti quanto è stato riscontrato dalle indagini tossicologiche, li avvisano di tenersi a disposizione per le prossime settimane e poi li mandano via, lasciandoli letteralmente senza parole. Mira Capillo a un certo punto ha urlato a tutti i presenti: qualcuno di voi glielo ha messo sto cianuro? Attenzione, che qui si rischia l'ergastolo! Quando escono dal commissariato, Graziano è scuro in volto, neanche saluta, prende semplicemente e se ne va. Tutti gli altri restano lì a guardarsi negli occhi e non riescono a capire come sia andata la situazione. Intanto sono state messe microspie dappertutto in casa delle ragazze e le utenze di tutti sono sotto controllo. Il PM Cusano si aspetta un passo falso, una frase o una circostanza che possa tradire chi ha commesso il delitto. Il commissario però si muove anche sul fronte Rom, quei suggerimenti della mamma di Francesca, quelle minacce che la figlia aveva ricevuto da Fatima, la moglie di Graziano, vanno verificate in qualche modo. Quindi, oltre all'ascolto delle utenze dei due coniugi, viene fatta una perquisizione nel campo dove alloggiano, soffermandosi soprattutto nella roulotte in cui dormiva Graziano, che era stata precedentemente di Bairo, suo padre. Dalle relazioni che l'agente Moretti prepara quotidianamente rispetto a quello che si ascolta dalle intercettazioni ambientali, nei telefoni e quello che le ragazze si scrivono via SMS, gli inquirenti notano una certa distonia di comportamento tra di loro. Mirela e Antonella si chiedono in continuazione come possa essere successo. Si fanno mille domande. Come può essere successo? Chi ha fatto una cosa del genere? Mirela ricostruisce i momenti con Francesca, cerca di ricordare i particolari, cosa che a Daniela non fa affatto piacere. Daniela non ne parla mai volentieri, con nessuno. Il 4 agosto Daniela scrive un messaggio alla sua coinquilina,
Simona, sono uscita ora dallo psicologo, mi sento a pezzi, peccato che finirò la prossima settimana. Ti voglio bene, ci vediamo più tardi. La polizia quindi scopre, fermi fermi, che Daniela è in cura da uno psicologo. Di lì a qualche giorno sequestrano quindi le cartelle cliniche. Cercano di capire se ci possono essere degli elementi utili in quelle pagine, in quanto quelli sono verbali di sedute che iniziano proprio qualche giorno prima la morte di Francesca. Gli inquirenti concentrano l'attenzione attorno a Daniela, in quanto trovano che cerchi, almeno da quel che percepiscono dalle intercettazioni, di sviare sempre il discorso, di cambiare argomento. Non vuole parlare di Francesca, quantomeno questo accade a telefono e a casa. Anche Graziano e Fatima non lasciano traccia del loro chiacchiericcio. Sono freddi e distanti e parlano solo dei figli e di questioni private. Dopo le prime settimane di indagini, scompaiono quindi dai radar del PM. Anche contro Mirela non c'è alcun supplemento di indagine. Non ci sono tracce nei suoi confronti, sebbene per sua stessa ammissione era sola con lei quando Francesca ha iniziato a palesare i primi sintomi terribili dell'avvelenamento che poi la ucciderà. Eppure, nonostante avesse la macchina sotto casa, Mirela, nell'emergenza, decide di chiamare il suo fidanzato, Raffaele, aspettandolo anche per diversi minuti in casa, mentre Francesca si lamentava dal dolore. Perché Mirella non si è messa in macchina immediatamente per portare il più velocemente possibile Francesca in ospedale? Ebbene, la ragazza aveva la macchina da poco. Non se la sentiva di guidare con serenità, con il panico che lo stato di Francesca le aveva generato. Tanto che in quel momento non era neanche stata in grado di rendersi lucidamente utile, ma aveva avuto solo l'istinto di chiamare Raffaele che per puro caso era lì in zona. Mirela non viene considerata con serietà come possibile indiziata. Anzi, le sue dichiarazioni saranno utilizzate dagli inquirenti come sponda per cercare la contraddizione nelle dichiarazioni di Daniela, perché è su Daniela che la PM Cusano, l'ispettore Mira Capillo e l'agente Moretti puntano dritto. Le telefonate di Daniela appaiono spesso di contenuto ambiguo. Inoltre le autorità verificano anche, ascoltandola con le microspie, un comportamento spiazzante che tende a rimuovere la morte di Francesca. Daniela quindi tenta di rimuovere quel momento. Ci sono dei fatti quindi che agli inquirenti non convincono proprio. Scavando nella vita di Daniela scoprono che fa delle visite dallo psicologo. Per gli inquirenti questo è un segnale da prendere con molta attenzione, perché nonostante a livello affettivo fosse un bel periodo per Daniela, innamorata e ricambiata dal suo fidanzato, qualcosa la tormenta. Quella sua crisi nello studio che la spostava nello spirito. Dopo tanti successi universitari nascondeva qualcosa. Poi ecco che scoprono anche una relazione complicata con la sua famiglia. La mamma era fuggita via quando lei era praticamente piccolissima. Era andata in Germania con un altro uomo, lasciandola con il padre che per lavorare si è dovuto appoggiare agli zii di Daniela, oltre che ad un convitto. Il padre di Daniela si era poi trasferito per lavoro nel nord Italia, a Cuneo. Da allora i loro rapporti hanno subito una brusca frenata ed hanno iniziato ad essere conflittuali. Anche con sua madre i rapporti erano complicati, anzi assenti. Aveva addirittura avuto un'altra figlia ad Amburgo, con cui però Daniela non è riuscita ad avere un qualsivoglia contatto, come con sua madre del resto. In agosto, inoltre, Antonella, un'amica in comune sia di Francesca che di Daniela, scrive a Daniela: "Con chi sei e dove? Che programmi hai? Ti sono vicina e ti penso tanto." Daniela le risponde: "Sono a letto con Angela, un'altra amica, e sto facendo zin zin. Tu con chi sei?" Gli inquirenti leggono quel zin zin e gli si apre un mondo. Quel zin zin per gli inquirenti appare inequivocabile e la pista del possibile movente passionale affiora di colpo. E se Daniela Astuto in realtà fosse omosessuale, questo delitto è possibile abbia una svolta passionale? La telefonata che in realtà più inchioda Daniela è quella che fa a sua cugina Giuseppina, con la quale ha un rapporto quasi fraterno. Parlando della scoperta del cianuro, dei possibili sviluppi per lei e le sue amiche, in una conversazione in dialetto strettissimo e di difficile interpretazione, Daniela si sente in dovere di raccomandare a Giuseppina di non fare cenno con la madre di questa triste storia. Sua zia è una che chiacchiera e spettegola troppo, quindi Daniela dice a Giuseppina in dialetto stretto: "Non dire nulla, zia, che quella mi fa arrestare." Questa frase in me peserà come un macigno addosso a Daniela. Chi la ascolta ha trovato una traccia. Perché ha detto quella cosa? Ha davvero paura di essere arrestata? Daniela nasconde il segreto della morte di Francesca? Basta questo per cambiare tutto. Basta una frase buttata lì in dialetto con la cugina, inconsapevole del fatto che la polizia sta ascoltando ogni parola. Daniela a questo punto inizia a perdere la serenità che sembrava avesse in precedenza. Prima rideva al telefono con qualche amico,
amica, faceva qualche battuta. Ora non lo fa più. Niente più giochi di parole, niente più zin zin. Le convocazioni in questura dopo quella chiamata la stanno mettendo davvero a dura prova. Daniela cade quasi in uno stato di prostrazione, specialmente dopo il durissimo confronto che si tiene il 26 settembre al commissariato di San Lorenzo, al cospetto dell'ispettore Mira Capillo e del PM Lina Cusano. A quell'incontro c'è anche Mirela. Le ragazze non abitano più assieme e sembrano molto distanti, mancano di complicità. Sembra che non si vedano da anni e invece sono solo passate poche settimane. A chi le osserva, cercando di carpire notizie e non solo quello che dicono, questa distanza appare chiarissima e da bravi investigatori cercano di coglierle in contraddizione. Per prima cosa si insiste sugli orari, ma le ragazze con l'orologio alla mano scandiscono il loro via vai tra chi entrava e chi usciva la mattina e il pomeriggio di quel 22 febbraio. Ci sono solo quei 10 minuti tra le 16 e le 16:10 quando Daniela esce per andare a fare la spesa e Mirela rientra da lavoro. Mirela vede Francesca viola in faccia. Daniela la descrive pallida e con le occhiaie viola. Le due ragazze si bloccano, si guardano negli occhi, poi Mirela insiste. Francesca era viola in volto. Daniela risponde: no, aveva le occhiaie viola. Se l'avessi vista tutta violacea in volto, mi sarei preoccupata e non sarei di certo uscita per andare a fare la spesa. Mirela però insiste: Francesca era viola in volto. Il PM le incalza, le scuote, ma le ragazze rimangono sulla loro posizione. Questa sembra una questione da poco, ma in realtà è fondamentale, perché ne determinerà l'inchiesta, il capo d'accusa e poi, obiettivamente, se non si mettono d'accordo su un punto oggettivamente semplice come questo, significa che una delle due sta mentendo. E a mentire non è mai Mirela, è sempre e comunque Daniela. Almeno questo credono gli inquirenti. L'ispettore a questo punto alza il tono di voce, batte i pugni sulla scrivania e poi dice: qualcuno ha avvelenato Francesca, qualcuno glielo ha dato questo cianuro e lì c'eravate voi. O mi spiegate chi e come l'ha fatto, oppure finite tutte e due nei guai, eh? Si rischia l'ergastolo qui. Mirela a questo punto diventa di ghiaccio, si limita solo ad annuire. Daniela invece piange e poi urla: guardi che questa storia sta uccidendo anche me! Ha paura Daniela, tanta, perché sente di non essere creduta. Le sue bugie saranno il centro esatto della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM e dalla sua conseguente richiesta di arresto, che arriverà per Daniela di lì a poco. Daniela se lo sente, tanto che lo dice alla sua coinquilina: vedrai Simona, mi metteranno in mezzo, se mi arrestano non so se ce la farò a reggere la botta. Daniela si sente col fiato sul collo e confessa tutte le sue paure a Simona. Daniela rivela questa sua paura anche alla famiglia di Francesca, specialmente alla sorella di Francesca, ossia Claudia, che aveva avuto il piacere di conoscere. Le due si erano subito trovate in sintonia. Claudia dice a Daniela: se si mette male tiriamo fuori quel diario, lì ci sono cose grosse. Già, il diario di Francesca. Daniela lo ricorda benissimo. Quegli ultimi giorni di vita Francesca non faceva altro che scrivere. Ma su quel diario cosa c'era scritto di così importante? Daniela continua a vivere i suoi giorni allerta, si sente davvero osservata e ormai quindi con Simona non parla neanche più di questa storia. Natale e Capodanno del 2000 per lei passano senza gioia. Daniela sente il peso dell'inchiesta addosso. È la prima domenica del gennaio 2001. Daniela quella mattina si alza e pensa che dovrà assolutamente laurearsi entro quell'anno. Passa la giornata in casa e la serata a leggere. Va poi a dormire verso le 2. 3 ore dopo sente bussare alla porta d'entrata con così tanto vigore che crede di essere nel bel mezzo di un sogno. Poi però una voce urla: aprite! Polizia! Daniela quindi apre gli occhi. Quello non è un sogno, quello è tutto vero. Martedì 9 gennaio 2001 su Il Messaggero esce un articolo dal titolo: una minestra piena di cianuro per uccidere l'amica del cuore. La frase che più attira di questo articolo sono queste parole incredibilmente sicure. Le prove contro Daniela sembrano esserci tutte. Poi però, leggendo quell'articolo, emerge che non esiste neanche un vero movente, o almeno non è chiaro. Nelle motivazioni del provvedimento di custodia cautelare si legge: i motivi vanno ricercati proprio nella particolare e fragile condizione psicologica di Daniela Astuto. Da quello della gelosia per Francesca, colpevole di avere una famiglia benestante e una madre affettuosa,
oltre a una relazione coinvolgente ed appagante. A quello dell'invidia per Francesca, che ha un cervello brillante mentre lei non riesce più a studiare e ha passato gli ultimi 2 mesi senza dare un esame. Inoltre, deve ricorrere ai colloqui con uno psicologo per superare il problema. Ma non è finita qui. Secondo i magistrati, di fondo c'è una gelosia lesbica. L'hanno definita proprio così. Da dove arriva questa gelosia? Ebbene, arriva dal messaggio: sono a letto con Angela, sto facendo zin zin. Una gelosia che Daniela ha cantato e suonato tutta da sola, sostiene il PM. Dato che Francesca aveva moltissimi turbamenti d'amore, ma per Graziano, non per Daniela, che in effetti conosceva da poco e con cui non si confidava un granché. Davanti al PM, l'ex fidanzato di Daniela, Stefano Cosentino, dice chiaramente: la mia ex è bisessuale. Per chi è alla ricerca di un movente, queste parole sono sinfonie. Cosentino si dice sicuro di una particolare amicizia che c'è tra la sorella di Francesca Moretti, ossia Claudia Moretti, e Daniela. Daniela, infatti, dovete sapere che era innamorata di Claudia, la sorella di Francesca, la quale si era recata a Roma per un periodo. Claudia, però, ad un certo punto era tornata a Pesaro. E quindi Daniela si era invaghita di Francesca. Saputa la novità di andar via con Graziano, l'avrebbe uccisa. Perché? Beh, per gelosia, no? Non avrebbe sopportato un altro abbandono dopo quello di Claudia e dopo quello della madre, che però, sottolineiamolo, era venuto 25 anni prima. Questo ovviamente è un teorema così tanto flebile che a processo si perdirà totalmente. Del resto, l'ex di Daniela studiava e viveva a Catania, mentre invece Daniela studiava e viveva a Roma. Lui racconta che andava spesso a Roma a trovare Daniela, ma questo non vuol dire che conoscesse tutte le dinamiche delle amicizie di Daniela. Daniela, peraltro, c'è da sottolineare anche questo, non coabitava con Claudia. In quella casa la sua amica del cuore era Antonella, ed è proprio tramite Antonella che ha conosciuto Francesca Moretti. Antonella è partita per andare a studiare in Spagna e le ha presentato Francesca perché Daniela cercava un posto dove stare. Graziano rilascia alla procura una dichiarazione in cui suppone che Daniela fosse invaghita di lui, qualche mese dopo la morte di Francesca, nel periodo in cui Daniela si era lasciata con Cosentino. Graziano dice: sono uscito con Daniela 2 volte, la prima volta in compagnia di Antonella, la seconda da soli. In questa occasione ho avuto il sospetto che Daniela potesse coltivare un sentimento nei miei confronti e quindi ho deciso di non vederla più. Daniela, quando le chiederanno conto di questa circostanza, ovviamente riferirà esattamente il contrario. Ha contattato Graziano solo perché voleva capire che tipo di rapporto avesse con Francesca, se davvero avesse intenzione di partire con lei, e l'ha trovato sfuggente e reticente, seppure infastidita per il suo comportamento, altro che affascinata. Qualunque sia la motivazione di questo racconto totalmente finto di Graziano, rimane il fatto che questa circostanza non avrà alcun peso in tribunale. Tutta la famiglia Moretti viene ascoltata dal PM una settimana dopo l'arresto di Daniela. Papà Rinaldo è affranto. Maria Assunta invece ha tutta l'energia della mamma ferita, sia per la figlia uccisa, sia per le voci che circolano su Claudia, le voci della sua fantomatica relazione con Daniela, insomma. Maria Assunta dice: Claudia e Daniela si conoscevano e basta, il resto sono solo chiacchiere vergognose. A questo punto il PM chiede a Maria Assunta del diario di Francesca, quel diario che più volte Maria Assunta ha citato, sbandierato come ricco di cose scottanti, quel diario che fin dai giorni del funerale ha detto di voler gestire lei, in prima persona. I diari in realtà sono 2, uno termina poco prima del Natale del 1999 ed è già in mano agli inquirenti, mentre l'altro, quello che Francesca stava scrivendo negli ultimi giorni della sua breve vita, l'ispettore Miracapillo non l'ha trovato, neanche nella sua perquisizione a sorpresa fatta nel settembre del 2000 a Pesaro, nella casa di Maria Assunta in via Flaminia. Per gli inquirenti chiaramente quegli scritti sono essenziali, potrebbero nascondere informazioni importanti, fare un po' di luce su una storia che è piena di elementi incredibilmente flebili. Daniela però, dopo aver passato una notte in carcere, riceve dal GIP la concessione ai domiciliari, lascia la cella di Rebibbia, prepara i bagagli e in fretta e furia torna a casa, a Lentini, in Sicilia. Daniela sta a casa della nonna materna, sta con nonna Maria e nonno Filadelfo. Con lei ora c'è anche Rosanna, la mamma, che è tornata dalla Germania perché questa figlia, che credeva impermeabile a tutto, forte, ora ha bisogno di lei. Il 15 gennaio Daniela compie 21 anni,
ma il 2001 per lei non è assolutamente un anno positivo. Daniela è incredibilmente sfortunata. Gli inquirenti infatti fanno un blitz proprio a Lentini, a casa di nonna Maria e a casa degli zii di Daniela. E proprio dagli zii gli inquirenti trovano un bidone enorme, vecchio e arrugginito, con una scritta che suona come una condanna: cianuro di sodio, 98% minimo. Cosa ci fa quel bidone nello scantinato di zio Littero? Littero è il papà di Giuseppina e il marito di quella zia che Daniela, parlando al telefono in quell'intercettazione ormai famosa, pregava di tenerle all'oscuro le novità investigative. La frase la ricorderete: non dire niente a zia, che quella mi fa arrestare. Littero dice semplicemente che quel fusto è lì da 10 anni. Lo usa per fare dei lavori, ma è solo un fusto vecchio che ha trovato vuoto e non si è mai curato di gettare. Ovviamente glielo sequestrano e glielo repertano. E l'asso nella manica dell'accusa. Ma perché mai in quella zona si vendevano fusti di cianuro? Ebbene, perché in quella zona si proteggevano gli aranceti dalle infestazioni con veleni per gli insetti a base di cianuro di sodio. Il sindaco lancia una raccolta fondi al paese col fine di pagare gli avvocati a Daniela, o almeno per aiutarla. La macchina della solidarietà si mette in moto con un impeto che sorprende e conforta Daniela. Infatti poi lei stessa dirà: la gente qui in realtà mi vuole bene. Ed in effetti tutti parlano bene di Daniela. Le sue amiche si fanno avanti, anche quelle del liceo. In particolare una sua amica dice: di lei ho un'immagine positiva, una ragazza modello, nello studio e nella vita, dotata di grande maturità. Ecco perché con Daniela mi ci sono sempre trovata bene. È una ragazza d'oro. Tutta questa storia è assurda. So che la ragazza venuta a mancare aveva un diario nel quale riportava ogni cosa e che lì avrebbe scritto anche di propositi suicidi. Che fine ha fatto il diario di Francesca? L'hanno fatto sparire? La domanda persiste quindi. Il diario, quello che aveva Maria Assunta, che fine ha fatto? Noi lo sappiamo già e Maria Assunta lo ammetterà al processo. Quel diario lei l'ha bruciato perché non c'era scritto niente di rilevante per capire qualcosa riguardo la morte di Francesca. Su quel diario c'erano scritti solo suoi pensieri e suoi valori molto molto intimi. Gli inquirenti a questo punto non hanno dubbi, hanno in mano degli elementi che per loro sono proprio probanti, anche se, ahimè, non hanno la forza della prova oggettiva. C'è quel bidone vuoto di cianuro. Obiettivamente parlando, quello è un regalo indiziario per il PM e la sua tesi accusatoria. In pratica, Daniela il cianuro se l'è procurato a Lentini, quando, in quel Natale del 99, era stata a trovare i suoi parenti con il suo ormai ex ragazzo. C'è la minestrina a pranzo con il formaggio. È Daniela ad ammettere di averla preparata. Ma comunque questo rimane l'unico momento possibile di somministrazione del veleno. Ci sono delle intercettazioni e degli ammiccamenti intimi tra donne. Daniela potrebbe aver coltivato un sentimento morboso verso la sua amica Francesca? Potrebbe? Poi c'è quella ritrosia innaturale nel parlare con le amiche del fatto, ma soprattutto in assenza di movente, l'elemento del raptus e della follia omicida diventano centrali, perché la storia della gelosia per la vita che conduceva Francesca, una vita felice e piena di soddisfazioni, man mano che questa vicenda va avanti, non regge per davvero. L'aspetto logistico della fornitura di veleno da parte di Daniela non viene neanche preso in considerazione. Secondo il quadro probatorio, quindi, Daniela, dopo poche settimane di convivenza con Francesca, perché precedentemente al posto suo c'era Antonella, parte per Lentini con il chiaro intento di procurarsi una dose letale di cianuro. Passa il Natale al paese, torna a gennaio, porta con sé il cianuro in treno a Roma e lo conserva in casa per 50 giorni, per poi decidere che il 22 febbraio deve essere l'ultimo giorno di vita di Francesca. È possibile? Secondo gli inquirenti, sì, è possibile. Del resto Daniela andava dallo psicologo perché si sentiva depressa, piangeva spesso e non riusciva a dare esami. A questo punto arriva una controperizia da due periti nominati dal GIP, il prof Foldi e il prof Cipolla d'Abruzzo. Questi due periti fanno un percorso scientifico-analitico diverso da quello della perizia di un anno prima, firmata dalla dottoressa Ferrari De Stefano. La prima informazione che salta all'occhio nella relazione perizia medico-legale e tossicologica sulle cause e le circostanze della morte di Francesca Moretti è: l'orario di indigestione del veleno non è precisabile, tuttavia si può ritenere che debba collocarsi qualche minuto prima dell'insorgere della sintomatologia, trattandosi di assunzione in dose tossica letale. Qualche minuto prima? Ma allora la minestrina in questo diavolo di caso che cosa c'entra? Francesca inizia a star male e chiama aiuto
alle 16:30. In casa c'è solo Mirela, è lei che dà l'allarme chiamando il suo fidanzato Raffaele, mentre Daniela era già uscita. L'avvocato di Daniela, Giovanni Galeota, dopo aver letto questa controperizia, esulta e finalmente dice: c'è un po' di chiarezza, ora potremo fare le indagini private alla luce di queste novità. Subito dopo il deposito della perizia di Cipolla d'Abruzzo e Froldi, Daniela viene convocata in procura con Mirela. Nell'incidente probatorio, gli inquirenti cercano di capire i tempi indicati scritti sulla perizia del GIP e i movimenti delle due ragazze, anche se l'oggetto dell'inchiesta resta sempre comunque Daniela. L'avvocato Galeota presenta un'istanza di revoca degli arresti domiciliari. Cadendo l'ipotesi della minestrina, cade ogni consistenza d'accusa e lo scrive chiaro sulla richiesta. Ma il PM chiede addirittura l'arresto per Daniela. Secondo lei non è sufficiente un provvedimento di domicilio obbligato. Ci vuole il carcere, ancor prima del processo. La motivazione? Ebbene, escono fuori alcuni verbali di alcune testimonianze che raccontano che Daniela, come per tradizione dalle sue parti, era solita preparare per le amiche che ne facessero richiesta una bevanda calda con limone e alloro che in teoria dovrebbe aiutare la digestione. Il canarino viene chiamato in Sicilia e non solo. Quindi, secondo il PM, Daniela non avrebbe preparato una minestrina al cianuro, ma un canarino al cianuro. Questa è tutta un'ipotesi da provare. Ci sono tracce, stavolta non c'è neanche a supporto il racconto di Daniela, che prima quantomeno diceva di aver preparato la minestra. Da dove diamine esce fuori questo canarino? Beh, questa è solo un'ipotesi, niente di più. Nessuno nel giorno del sopralluogo si è preso la briga di sequestrare i bicchieri in casa, come del resto le siringhe, le bottiglie d'acqua. Nessuno quindi può affermare che quel giorno Daniela abbia preparato un canarino per Francesca. Nessuno. Poi, a che scopo gliela avrebbe preparato? Non è una bevanda che aiuta la digestione e quindi gliela serve 2 ore dopo il pasto? Ma che senso ha? Nonostante a mio avviso, per come vedo io le cose, vi sto raccontando un qualcosa che è ai limiti della fantascienza, per il PM ora invece è tutto chiaro. Daniela ha raccontato troppe bugie, si è contraddetta tentando di spostare le indagini verso un probabile suicidio. Ha cercato poi di far capire che la madre di Francesca sapesse chi fosse stato, quando la madre di Francesca ha sempre espresso per i fatti suoi le sue perplessità e lo ha anche ammesso più volte. Nella richiesta fa cenno ad una pericolosità sociale di Daniela. La psiche dell'astuto appare quantomeno disturbata, trattandosi di una persona che all'epoca dei fatti era in cura presso il centro di igiene mentale della zona. Per Daniela questo è un bruttissimo colpo. Può rimanere domiciliare, ma il processo si farà. Gli indizi, o meglio le menzogne di Daniela, la dinamica accusatoria presentata dal PM per il giudice, sono sufficientemente articolati per portare Daniela davanti alla corte. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Questa è l'imputazione. Il processo inizia davanti ai giudici della seconda corte di Assise di Roma, esattamente 2 anni dopo quel 22 febbraio del 2000. Il processo già da subito è definito come il processo indiziario per eccellenza e, fortunatamente, va a finire nel modo più giusto. Daniela viene assolta dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto. A questo punto Daniela è incazzata nera con i giornalisti. Dopo un po', dalla fine del processo, dice: non leggo più i giornali, non vedo più i telegiornali. Non credo più ai giornalisti. Sono stata il mostro da prima pagina. A nessuno è venuto mai un dubbio sulla mia innocenza. Nel 2002 Daniela esce di scena, non vuole più essere disturbata. Il 3 giugno del 2003 la prima corte di appello di Assise di Roma conferma l'assoluzione per Daniela Astuto. Le domande che restano per questo caso fanno paura perché sono delle domande essenziali. Come ci è arrivato cianuro in quell'appartamento di San Lorenzo? Come diavolo l'ha ingerito Francesca? Perché qualcuno avrebbe voluto far fuori Francesca? Io vi avviso, questo caso mi ha praticamente tirata fuori dai gangheri in una maniera incredibile. Per concludere vi dico che se per caso volete recuperare una parte del processo, lo potete trovare su Un Giorno in Pretura. Detto questo ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questo caso? Secondo voi, effettivamente, chi poteva avere una motivazione per colpire Francesca? Chi potrebbe aver portato del cianuro in casa? Dove mai se lo saranno procurato questo cianuro? Gli interrogativi sono ancora tanti e quindi sono molto curiosa di leggere i vostri commenti. Nel frattempo io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.